potete assaporarle tutte. Grazie alle mamme che l'hanno fatto. Un applauso alle mamme. Dell'Unione Sportiva San Antonino e soprattutto del Pinta Moghera, do il più cordiale benvenuto. In particolare benvenuto a mia gente, è responsabile del Pinpol, che sono a domande che l'hai tolto. Un benvenuto particolare al Marco. Dov'è Marco? Marco, eccola. Marco, ha abitato bene? Benissimo, ma è stato meglio. Ci sto dentro. Devo portare i saluti del presidente della Federazione Siciliana di Calcio, Luca Corti, era qui, vestito con militare, con tante righe qua, però voi ha portato i saluti, ha detto di salutarvi, però visto che lui è partito, abbiamo qui il signor Mauro Clerici, è lui, questo signore qui in mezzo, è lui che rappresenta la Federazione Siciliana di Calcio. Perché siamo qui oggi? Siamo qui per la merenda con l'arbitro. Chissà cos'è la merenda per l'arbitro? Preparati. Sulla mano chi lo sa? Si sotterrano. Nessuno lo sa. È meglio così. Meglio così. Per cui, visto che non lo sapete, niente torte. Con l'arbitro, do subito la parola al signor Clerici. Mauro, prego. Buongiorno a tutti. Sarò più lungo possibile. Facendo i complimenti al team Camoghese, perché hanno perso, non hanno reclamato nemmeno su un possibile rigore, quindi complimenti non per il risultato, perché il risultato non conta niente, ma conta la sportività che avete dimostrato, quindi un bel applauso al team Camoghese. Facciamo l'applauso anche però non so se si sente, perché hanno vinto, ma non è che hanno vinto. Fatto festeggiamenti e scene eccessive per la loro vittoria. Forse hanno capito che 3-1 era un po' troppo pesante rispetto a quello che abbiamo visto sul campo. Noi facciamo un applauso anche a loro. Un applauso va fatto anche agli allenatori e ai dirigenti perché si vede, e ai genitori, perché abbiamo visto dei ragazzi molto, molto, molto educati. Questo fa bene non soltanto a loro, ma fa bene al calcio. Quindi un applauso ancora a tutti loro. E poi un applauso al Marc Tosi, che è arbitro, che è un giovane arbitro. Secondo voi quanti anni ha? Sono tanti, Quanti? 17, giusto? Ecco, ha 17 anni. Allora, vi spiego, come ha detto il signor Chiesa, il perché della merenda con l'arbitro. I motivi sono due. Primo, perché vorremmo che si apprezzasse sempre di più la figura dell'arbitro sul campo. Voi sapete che ci sono degli elementi fondamentali sul campo senza i quali non si gioca. Quali sono? La palla, il campo, 18 giocatori e l'arbitro. Tutto il resto va bene, ma fa da riempitivo. Se manca l'arbitro, io ne va a casa, giù da mia. Quindi un certo rispetto, perché rappresenta l'autorità. Quando il Marche è nel campo, rappresenta la ASF, cioè l'Associazione Svizzera di Calcio, perché è stato istruito ed è lì per far rispettare la legge. È un po' come un processo, c'è l'imputato, c'è la difesa, c'è il... chi decide è il giudice, presa visione di quello che succede, il giudice decide, probabilmente l'arbitro. Secondo lui qui il fallo è avvenuto fuori dalla riga, noi in 15.000 possiamo gridare arbitro, rigore! Come ho sentito un genitore che gridava, rigore! Forse era giusto, aveva ragione quel signore, forse, però l'unico che ha ragione è l'arbitro, che sbaglia, che faccia giusto, l'unico che ha ragione. E il secondo motivo per il quale noi siamo qua, quindi rispetto dell'arbitro, rispetto dell'avversario, del compagno, ma anche rispetto dell'arbitro. E il secondo motivo è, se noi ci lamentiamo degli arbitri che troviamo sul campo, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare?
No! Dobbiamo impegnarci a trovare dei ragazzi che facciano un arbitro! E sono diversi ragazzi come Mark che cominciano a fare l'altro. Però dobbiamo un po' stimolarlo, un po' spingerlo. Ad esempio, il Mark è venuto oggi, è venuto da Agra. Sapete dove è Agra? Non lo chiedo, altrimenti magari qualcuno fa male. In Ticino. Allora, un po' più sei vicino. Vabbè, il Mark è venuto da Agra. Non guida ancora perché si è fatto accompagnare dal papà. Ha arbitrato per 80 minuti, è dovuto essere qui un'ora prima. E adesso ci accompagna ancora nella merenda. Lui torna a casa questa sera con 80 franchi. Quale ragazzo a 16-17 anni non sarebbe contento di mettersi in tasca 80 franchi che servono per il padrino, per le sicciole, per la morosa? Tutti avrebbero piacere di avere questi franchi in tasca. Ma oltre a questo, il piacere di fare lo sport, di formarsi il carattere, perché l'arbitraggio serve per formarsi il carattere, per mettersi in gioco, per diventare uomini e donne, se c'è qualche ragazza che vuole fare l'arbitro, come si può fare. Ecco, in questo senso noi abbiamo voluto organizzare la merenda per l'arbitro, per vivere un rispetto reciproco sul campo, ma anche fuori, come state facendo voi adesso, e per cercare di capire la funzione dell'arbitro, che se l'arbitro sbaglia perché sbaglia l'attaccante o lo difensore che fa l'autoreto, l'attaccante che tira fuori il pallone al cenere, quando invece la porta è sotto, naturalmente l'arbitro può sbagliare. Ed è giusto che sbagli l'arbitro, quindi sarebbe stato poi. Ogni tanto se no mi dava solo 7 minuti di reggimento, se mettevo al massimo mi dava 7 minuti di reggimento. Ci metto sempre ancora il gioco ed è bello, noi abbiamo 260 anni, andiamo questi ragazzi, dici vorrei fare l'arbitro, ecco. In questo senso stiamo vivendo la giornata dell'arbitro. Avremmo dovuto farla 15 giorni fa, ma la pioggia non ce l'ha permesso. Oggi siamo qui, e erano anche a Roveriano, erano anche a Losone, e un mese fa è stata fatta nel Sotto Ceneri. Ho continuato a vedere che funziona bene qua, e ho visto tantissime cose. Grazie e buon pomeriggio. Un altro personaggio importante è scritto, secondo me, perché il signore è scritto con la chiamata, tu che è ispettore, ti do la parola, che non ha il compito di venire e dire lui ha sbagliato, dove fa, sono proprio gli aiutanti, loro, ispettori che girano sui campi, aiutano gli altri, per cui il nome è Arturo Bellari. Ecco, Arturo Bellari, scusa, allora, se vuoi dire due parole a tu, ecco, come ispettore. Buongiorno a tutti, il nostro direttore ha detto tutto, però ecco, per esempio io volevo aggiungere una cosa, come il nostro giovane arbitro è venuto da Agra, io sono venuto da Piazza per dargli dei consigli, per seguirlo, e io ho il piacere di aver cominciato a seguire un ragazzo che oggi era lì a giocare, che è l'Emilio Ferravalle, che è bravissimo. Io gli ho consigliato all'Emilio di far l'arbitro, perché io ho detto facciamo un applauso che segna. Emilio veramente, oggi io lo osservavo, ma non sapevo se per me era un giocatore o era il mio pupillo che l'ho cominciato dalla prima, e gli ho detto al mister di fare l'arbitro perché era importato. Io spero, come ha detto il Mario, che ci siano altri ragazzi come l'Emilio, perché veramente noi abbiamo arbitrato per 20 anni, adesso anche la pancia, anche a me, adesso cerchiamo di fruire nuovi anni. Io spero che tutte i sabati e le domeniche di vedere veramente una giornata come questa, e faccio i complimenti al presidente. Grazie. Calcio, c'è scritto una bella parola, rispettiamoci sia fuori che dentro il campo. Vi rubo ancora 20 secondi perché il Marte è venuto da Agra, ha dovuto portare il papà e ho pensato a un regalino speciale per lui, ha una maglietta con il logo della FTC e poi un fischietto, perché mi pare che quel fischietto che aveva portato oggi era un po' scarso.
questo non adagio. Guardami, no, tranquilli, non aggiuffate. No, vai via, te, vai via.